Concludiamo oggi la lunga serie che abbiamo trasmesso sulla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esaminando in particolare gli interventi della Commissione a tutela dei consumatori. L'Unione Europea mira a raggiungere un alto livello di protezione dei consumatori e ha adottato molte norme proprio a questo scopo. A volte, però, le norme richiedono chiarimenti. Ed è qui che entra in gioco la Corte di Giustizia. Oggigiorno, sempre più persone fanno acquisti online, ma a volte i prodotti non corrispondono a quanto desiderato, oppure non sono della taglia giusta, o magari chi ha acquistato cambia semplicemente idea. Grazie a una sentenza della Corte, i venditori sono tenuti a rimborsare non solo il prezzo del prodotto in sé, ma anche le spese di consegna. Questo ci garantisce il diritto di ripensamento quando compriamo online. La Corte ha anche tutelato i consumatori dalle società che usano numeri telefonici a tariffa maggiorata. Così, il costo di una chiamata a una linea di assistenza non può superare quello di una chiamata a un normale numero telefonico nazionale. Allo stesso modo, le pratiche che consistono nell'informare un consumatore della vincita di un premio e nel chiedergli di contattare un numero a tariffa maggiorata per ottenerlo sono illecite secondo il diritto dell'Unione. In molte sentenze, la Corte ha anche affrontato la questione dell'etichettatura dei cibi per garantire che essa non confonda i consumatori o che non contenga affermazioni infondate in materia di salute. Per esempio, grazie alla Corte, i produttori non possono apporre sulle confezioni illustrazioni di ingredienti che non sono effettivamente presenti nell'alimento. Con queste e con molte altre sentenze, la Corte garantisce che noi, in quanto consumatori, beneficiamo di un alto livello di protezione contro le pratiche scorrette e ingannevoli.